Esattamente, una edizione dei miracoli, perché abbiamo avuto tante di quelle difficoltà che quasi quasi sembrava che non fosse manco possibile organizzarle. La disponibilità dello stadio, la necessità di cambiare la data, quindi la possibilità di utilizzarlo anche in questa nuova data, la circolare Gabrielli che è una normativa che regola gli assembramenti e la disponibilità della Polizia Municipale, quindi veramente un anno difficile. Comunque noi abbiamo con tutta la nostra forza cercato di organizzare ugualmente, perché una manifestazione così grande e importante, se la interrompi un anno c'erano moltissimi rischi che non riesci più a ripartire. Viene organizzata in maniera diciamo ovviamente diversa, in particolare ad esempio la festa finale, la premiazione si terrà nel parco a fianco del Santa Giuliana, quindi ovviamente ospiterà un minor numero di persone, qualche persona in meno ce l'avremo. Il percorso agonistico invece arriva all'interno dello stadio di Santa Giuliana, e dove gli atleti potranno solamente arrivare e utilizzare i servizi. Poi la premiazione si svolgerà nel piccolo parco a fianco, forzatamente qualche numero in meno. E il percorso, anche quello agonistico, è stato modificato, è stato semplificato per avere meno problemi in termini di gestione della viabilità e della sicurezza. Quindi una serie di elementi che insomma non sono stati facili da risolvere, però alla fine di tutto questo, il 23 settembre, per la prima volta nella storia in autunno, si corre la Grifonissima. Secondo me è una grandissima opportunità per correre per la prima volta in una pista nuova del Santa Giuliana, in un luogo che è storico per il nostro sport, e per la prima volta fare una festa con la scenografia dietro, la chiesa di Santa Giuliana, che viene ripresa anche nella nostra maglietta. È anche questa una cosa di una bellezza unica, quindi è un'occasione per fare una bella giornata di socialità sportiva e di, diciamo, di rispetto del nostro centro storico, della natura e degli spazi che ci sono consueti a questa città. Sì, è una festa che si ripete, quest'anno la scelta dettata anche dall'indisponibilità dell'impianto per i lavori di manutenzione che si stanno completando ha portato gli organizzatori a spostare la data, ma comunque si fa mantenendo una tradizione cittadina, con uno scenario anche leggermente modificato e suggestivo, come è stato ricordato. C'è come sempre di tutto, c'è la città che si muove, cammina, visita il centro storico, le famiglie, amici a quattro zampe, la solidarietà, il vivere bene, il vivere sano. Un ringraziamento è dovuto ovviamente agli organizzatori da parte della città e soprattutto ai tanti sponsor che come sempre accompagnano questa manifestazione, che è ormai fissa, tappa fissa come festa della città. Sì, beh, l'intervento complicato quando si interviene su un bene monumentale di quella portata, diciamo che tutte le possibili cose che potevano accadere sono accadute, però insomma alla fine si è arrivati in fondo, stanno ultimando gli ultimi lavori, appena pronto lo inaugureremo, magari piacerebbe a me, poi vedremo insomma, magari con i ragazzi delle scuole sarebbe l'idea migliore, però poi lo decideremo anche insieme agli altri partner che ci hanno accompagnato in questo lavoro difficilissimo e costosissimo di recupero, che ricordo questa è solo la prima parte, quella della pista e dell'area intorno alla pista, poi c'è una seconda parte di progetto che prevede il rifacimento anche degli spogliatoi, dei bagni e del potenziamento dell'illuminazione, perché vorremmo rendere questo impianto fruibile anche di sera, quindi una cosa che si fa anche grazie ai fondi della Fondazione Cassa di Risparmio, che ha messo sul progetto un importante contributo. In questo momento credo siamo a quota 800 e qualcosa mila euro, però insomma, con tutto finito superiamo il milione, quindi un investimento importante per la città, però insomma, restituire quella meraviglia di impianto sportivo che vorremmo fosse anche di tempo libero per gli amatori e soprattutto per i più giovani, nel centro storico della città, perché da lì basta alzare gli occhi e si scorge un paesaggio meraviglioso. Quindi credo che un impianto unico, lo ricordava in un'intervista, e c'ho sempre questa immagine, Ilario Castagnier, quando le squadre avversarie venivano a giocare con il Perugia trovavano, al di là del tifo caldissimo, questo scenario assolutamente suggestivo e praticamente unico in Italia. Quindi con quell'input penso che possiamo riproporlo alla città.
Ma ormai esistono soluzioni tecniche come sono utilizzate in tutti gli stadi in cui è presente una pista italiani, su tutti l'Olimpico a Roma, soluzioni di copertura che garantiscono la massima sicurezza alla pista e ovviamente la soddisfazione nel poter ospitare anche eventi importanti come quello di Umbria Jazz, che sono appuntamenti imprescindibili per la città.